Liberi TV, siamo all'Ordine dei Medici dove l'associazione Amica ha appena presentato la lettera aperta che ha scritto alla ministra Beatrice Lorenzin sull'aborto farmacologico, richiedendo che si adeguino le linee guida in qualche modo dell'Organizzazione della Sanità perché l'aborto farmacologico possa essere effettuato o in day hospital o addirittura attraverso i consultori e i poliambulatori e non più, come previsto fino ad oggi, con un ricovero ordinario che di solito va dai 3 ai più giorni, 2-3 giorni. Anna ha fatto anche una distinzione importante durante la conferenza stampa che sembra debba essere ancora fatta tra la pillola contraccettiva, quindi l'aborto e l'aborto farmacologico. Sono due cose diverse e quindi anche questa sottolineatura vorrei che la facessi anche per gli ascoltatori di Liberi TV. Sì, spesso si parla di pillola della contraccezione di emergenza, quindi pillola del giorno dopo, pillola dei 5 giorni dopo. Molti soffiano anche un po' sul polverone per fare confusione, per fare tutto un gruppo di pillole abortive, pillole della contraccezione di emergenza. La contraccezione di emergenza impedisce che avvenga la fecondazione, mentre la pillola abortiva per l'appunto è abortiva. Qui c'è un nodo etico, tra virgolette, fondamentale, perché per i medici, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'aborto è quando si provoca il distacco di una camera gestazionale che si è già impiantata in utero. Per altri, anche i medici cattolici che non aderiscono a questa definizione universalmente condivisa, invece l'aborto è quando anche quando si impedisce l'attecchimento di un uovo fecondato, perché la vita per i cattolici inizia dal momento del concepimento. Ovviamente io credo che le posizioni etiche personali siano una cosa, l'evidenza scientifica e l'accordo su alcuni termini sia imprescindibile e credo che queste cose dovremmo anche cominciarle a dire a voce un po' più alta. Diciamo, Anna Pompili è ginecologa, è tra le fondatrici dell'associazione Amica e lavora anche al consultorio di Roma E. Ecco, voi la vostra battaglia state cercando di portarla anche affinché il consultorio sia utilizzato proprio e quindi potenziato anche con il risparmio che ci sarebbe nel momento in cui si abbattessero, diciamo, i costi di un ricovero ordinario per l'assunzione della pillola RU486, perché poi è quella. E quindi puoi darci anche la tua visione dall'interno dei consultori, cioè cosa sta succedendo, come anche il ricorso all'aborto farmacologico sia in crescita perché avete fornito anche i dati del Ministero, quindi c'è un movimento in questo. Sì. Beh, allora, intanto va detta una cosa, e cioè che si parla dei consultori sempre con grandi paroloni, in pompa magna, si enfatizza il ruolo dei consultori. Di fatto la situazione è drammatica perché i consultori vengono praticamente chiusi. Io lavoravo in un consultorio che era importantissimo, il consultorio di Cesano, dove c'era un afflusso soprattutto di donne immigrate. Il consultorio è stato chiuso perché praticamente tutte le persone, tutti gli operatori che sono andati in pensione non sono stati reintegrati per mancanza di fondi. Quindi è una cosa gravissima, si sottolinea l'importanza dei consultori e poi non li si finanzia, anzi li si chiude e li si diciamo brutalizza in un ruolo che non è assolutamente quello previsto dalla legge, che è un ruolo di diciamo surrogato dell'ambulatorio medico senza avere poi le disponibilità, però le possibilità dell'ambulatorio medico, dell'ambulatorio ospedaliero. Perché noi chiediamo, oltre alla banalissima evidenza del risparmio in termini di risorse economiche, perché noi chiediamo di spostare la pratica dell'aborto farmacologico dall'ospedale all'ambulatorio, al poliambulatorio o al consultorio? Perché questo dà una spallata a quella che è l'obiezione di coscienza, che ha paralizzato, che sta paralizzando la corretta applicazione della legge 194, e che invece appunto
sarebbe molto più facile nel consultorio dove c'è una percentuale di obiettori di coscienza decisamente inferiore, 22% contro oltre, ben oltre il 70% nelle strutture ospedaliere. Quindi intanto questa è una cosa assolutamente importante e probabilmente è proprio per questo che l'Italia è arrivata dopo 20 anni ad approvare, ad inserire nel mercato l'RU486, costretta da un procedimento di mutuo riconoscimento imposto dall'Unione Europea, perché c'è una resistenza che è politica, ideologica, etica, religiosa e non assolutamente basata su preoccupazioni di natura sanitaria, di natura appunto legata alla sicurezza o all'efficacia dei farmaci, che è assolutamente acclarata. Ecco, puoi dirci perché anche a 37 anni dalla legge 194 c'è ancora questo intento punitivo nei confronti delle donne che vogliono interrompere la loro gravidanza, ma mi viene da dire anche rispetto a quelle che vogliono arrivare a una fecondazione, e anche quello è stato impedito, se non fosse per il lavoro dei radicali, dell'associazione Coscioni, delle tante sentenze sia dei tribunali che delle consulte, anche fare un figlio è così difficile. Perché c'è questo intento, riguarda la sessualità, riguarda il mondo delle relazioni, dei rapporti umani? Sì, riguarda il ruolo della donna nella società. Pensiamo che questa legge, la 194, è stata approvata nel 1978, ma nasce dalle battaglie delle donne. Eppure queste donne vengono comunque sempre relegate al ruolo di esseri fragili, psicologicamente in difficoltà. Nel 2005 il Comitato Nazionale di Bioetica fa un documento che si chiama Aiuto alle donne in gravidanza e depressione postpartum, nel quale fondamentalmente si sostiene che le donne in gravidanza sono fragili, vanno supportate, e si ventila in qualche maniera l'idea, poi ripresa dal ministro, dal precedente ministro della Salute, che insomma, se noi le supportiamo, diamo, cita letteralmente, un supporto morale e spirituale, dice il Comitato Nazionale di Bioetica, allora le donne possono anche diciamo tornare indietro rispetto alla decisione di interrompere una gravidanza. Quindi per non persone, diciamo subumani, che hanno bisogno di tutela, e questa tutela ovviamente viene dal mondo razionale dei maschi, che sa ben decidere al posto loro. È il problema annoso anche del rapporto tra donne e medicina, quindi in qualche maniera i detrattori di questa metodica capiscono bene che qui, con l'aborto farmacologico, in qualche maniera la decisione ritorna nelle mani delle donne, e questa è una cosa che fa paura. Grazie Anna Pompili. Grazie a voi.